Bene, buonasera, vi do il benvenuto a questa decima edizione della rassegna Registi fuori dagli schermi. Siamo arrivati a ben 10 anni, abbiamo attraversato poetiche, visioni, abbiamo dato la parola direttamente ai registi, ai critici. E quindi siamo tutti quanti contenti di essere giunti alla decima edizione. Andremo avanti online fino a quando ci sarà l'emergenza e poi torneremo dal vivo, speriamo il più presto possibile. Io intanto sono davvero molto felice di poter inaugurare questa edizione del festival, della decima edizione, con Paolo Benvenuti, che ringrazio. Grazie Paolo di essere con noi. A conversare con lui stasera c'è uno dei critici più esperti del cinema di Paolo, che è Anton Giulio Mancino, che ringrazio, ormai amico di vecchia data del festival. Grazie Anton Giulio per essere qui con noi. Grazie a voi anche di farmi ritrovare Paolo, come dire, al quale devo davvero tantissimo. Io Paolo inizierei subito e poi ti annuncio che lascerò soprattutto la parola proprio perché appunto Anton Giulio si è molto addentrato da sempre nel tuo cinema, lascerò soprattutto a lui il compito di sollecitarti. Però insomma voglio subito, proprio perché ti parlavo prima e ne parlavamo anche ieri, insomma ti dicevo che parte della mia, come dire, alfabetizzazione cinematografica ha riguardato il tuo cinema, insomma, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90 soprattutto. E quindi, insomma, voglio iniziare con una domanda che riguarda proprio la modalità che tu hai, la modalità di messa in scena che è tua tipica, è riconoscibilissima. E quindi ti chiederei, qual è il tuo rapporto, ad esempio, con il cinema di Rossellini, perché mi sembra che anche guardando Segreti di Stato emerga un che di rosselliniano. E poi un elemento che è venuto fuori quando ieri ci siamo sentiti, che è quello che mi incuriosisce molto, che è la questione dell'apparato pittorico. E quindi magari ti chiedo se ci vuoi parlare di questi due aspetti del tuo cinema. Ma dunque io ho conosciuto Rossellini nella primavera del 1969 perché avevo partecipato mesi prima, diciamo nella primavera del 68, nel dicembre del 68, a due seminari organizzati, il primo a Reggio Emilia e il secondo a Venezia, due seminari sul cinema. Cinema di ricerca sul cinema d'avanguardia organizzati dall'ARCI nazionale e seguiti e progettati da Adriano Aprà insieme all'allora responsabile nazionale dell'ARCI che era Gianni Menon. Dopo l'esperienza di Reggio Emilia dove io ho conosciuto, io non mi occupavo di cinema. Ve lo dico sinceramente, io fino alla primavera del 68 pensavo che da grande avrei fatto il pittore. Poi è successo che in una mostra collettiva di pittori, una signora borghese, era il 68, avevo 22 anni, ero molto impegnato politicamente, una signora borghese ha guardato uno dei miei quadri e ha detto, era interessata, ha detto, ah, il suo quadro mi piace molto perché si intona perfettamente, guardi, con le tende del mio salotto. E voi potete immaginare un 68 arrabbiato di 22 anni che si sente dire una roba del genere. E io ho smesso di dipingere. Da allora non ho più toccato un pennello. Ovviamente in crisi nera. Crisi nera, venne a sapere di questa
seminario a Reggio Emilia di cinema underground, sul cinema underground, sul cinema sperimentale, e vi partecipai così, tanto per cambiare aria in realtà. Partì da Pisa e andare a Reggio Emilia a frequentare questo seminario. In questo seminario scoprì questo particolare tipo di cinema, mi resi conto che questo particolare tipo di cinema era vicinissimo come esperienze alle mie ricerche di pittore, cioè c'erano delle analogie. E lì mi venne un flash. Dissi, porca miseria, se io continuo a fare il pittore, se mi va bene, se avrò fortuna, se avrò la critica dalla mia parte, eccetera, eccetera, tutt'al più diventerò un decoratore delle case borghesi. Ma io voglio diventare da grande un decoratore delle case borghesi? No. Invece, se io riesco a trasferire la pittura nel cinema, io smetto di dipingere per le signore borghesi e dipingo per tutti. Quella è stata la mia intuizione, avvenuta nella primavera del 68 a Reggio Emilia, in questo seminario, dove vidi dei film per me assolutamente straordinari. Poi fui invitato nel dicembre di quell'anno a Venezia, a un altro seminario sempre organizzato da Pra e Menon, e vidi i capolavori della storia del cinema che non conoscevo, che erano depositati presso l'archivio della mostra del cinema di Venezia. Alla fine di questa rassegna, dove scoprì Mizoguchi, scoprì Renoir, scoprì Dreyer, scoprì Bresson, cioè potete immaginare un ragazzo che di cinema non aveva quasi visto niente, si trova di fronte a questa roba e rimane sconvolto. Ma la cosa che più sconvolse tutti noi ragazzi, eravamo una trentina di ragazzi venuti da tutta Italia, la cosa che più ci sconvolse di tutti i film che vedemmo in quell'occasione fu un film di Rossellini, Europa 51. Pensate che eravamo una trentina di sessantottini arrabbiati, e quando si riaccesero le luci alla fine del film, dopo l'inquadratura di Ingrid Bergman dietro le sbarre di quel film straordinario, stavamo tutti piangendo. E stavamo piangendo perché quel film, per noi del 68, raccontava quello che noi provavamo, raccontava quello, parlava di noi. Di noi ragazzi del 68. E cavolo, però Rossellini l'aveva fatto nel 51 quel film. Per cui disse, ma chi è questo genio? Io pensavo Rossellini fosse morto dopo Roma città aperta, tanto per dire che qualcuno mi aveva parlato di Roma città aperta, forse l'avevo anche visto. E invece Aprà ci disse, no, Rossellini è vivo, è vegeto e continua a fare cinema, fa dei film straordinari. Di cui noi non sapevamo niente, perché la critica italiana l'aveva messo al bando. E Rossellini era stato costretto a partire, andare in Francia, dove in Francia invece era stato accolto come un grande maestro. A quel punto si disse, noi ragazzi del gruppo che stavamo frequentando questi seminari, ma facciamo un seminario su Rossellini, vogliamo conoscere il cinema di Rossellini. E lo organizzammo a Pisa, nella mia città. Io fui uno degli organizzatori locali di questo terzo seminario. Di questo terzo seminario, tra l'altro, Gianni Menon curò, registrò tutti i nostri interventi e da quegli interventi nacque un libro intitolato Dibattito su Rossellini. Un libro che a suo tempo fece epoca, perché rivoluzionava completamente il senso critico, non solo il senso critico in generale, il senso della critica cinematografica, ma rivoluzionava soprattutto il rapporto di noi giovani con il cinema di Rossellini. Bene, Rossellini venne a Pisa alla conclusione di questo seminario, e siccome io il film Europa 51 l'avevo visto almeno altre tre o quattro volte, il film fu proiettato pubblicamente in una sala cinematografica pisana, un cinema del Sé pisano, davanti al pubblico, con Rossellini che lo presentava, eccetera. Ma quando si spensero le luci e il film iniziò, Rossellini uscì dalla sala cinematografica e io lo seguì. Mi andò in un bar lì accanto al cinema a prendersi un cappuccino
E io gli andai dietro. Ora dovete sapere che io era già un anno dopo l'esperienza di Reggio Emilia che avevo cominciato a girare delle piccole cose, a fare dei piccoli esperimenti cinematografici. E, per cui, mentre giravo, mentre avevo girato queste piccole cose, mi ero sempre posto un problema. Ma quando si gira un film, dove va messa la macchina da presa? Se io devo riprendere un soggetto, dove la metto la macchina da presa? La metto qua? O la metto 10 centimetri più là? O la metto un metro più indietro? O la metto dall'alto? Chi lo stabilisce dove va messa la macchina da presa quando si riprende qualcosa? E questo era un problema che mi assillava. Là, trovandomi davanti il maestro Roberto Rossellini, andai 4-4, ragazzi, avevo poco più di 20 anni, immaginate la situazione. Andai dietro al maestro, quello si era messo a sedere a un tavolo del bar a bere un cappuccino, io gli dissi: senta maestro, posso disturbarla 2 minuti? Questo gli prego, accomodati. E dice: senta, io ho un problema. Siccome anch'io ho cominciato a fare delle cosettine in 16 mm, ma lei, quando deve girare una scena, come fa a decidere dove va messa la macchina da presa? E Rossellini mi guardò, mi studiò un po' e mi disse: vedi, un soggetto può essere ripreso da infiniti punti di vista, ma ce n'è uno solo giusto, quello che dà il maggior numero di informazioni allo spettatore. Io mi scrissi questa cosa, che lì per lì non capì nemmeno cosa stava dicendo, su un tovagliolo di carta. E me lo mise in tasca, la ringraziai, eccetera, eccetera. E poi cominciai a pensare a quello che mi aveva detto. E mi resi conto, per la prima volta, che il regista non è un artista che sta sul suo trono e dall'alto della sua sapienza, la sua arte, ci comunica le sue verità. No, Rossellini mi stava dicendo che l'artista è un operaio al servizio del pubblico, cioè un operaio al servizio dell'umanità. Infatti lui una volta in una dichiarazione disse proprio questo di se stesso: io sono un operaio al servizio dell'umanità, un operaio. Questa cosa mi piacque tantissimo. E da quel momento ho cominciato a pormi il problema del maggior numero di informazioni da dare allo spettatore. E a forza di cercare quel punto di vista che dà il maggior numero di informazioni allo spettatore, ho fatto una scoperta. Ho scoperto che quel punto di vista che dà il maggior numero di informazioni allo spettatore è anche il più bello. Cioè, la bellezza è il dono che la realtà ti dà nel momento in cui hai saputo esprimerla nel modo migliore, nel modo più alto, nel modo con il maggior numero di senso, di elementi di senso. Questo, e poi ho scoperto che questo in realtà è la stessa cosa che fanno i pittori, per cui mi sono ritrovato in qualche modo legato vicino alla mia esperienza di pittore, pensando a Van Gogh che cammina col suo cavalletto in un campo di grano e che a un certo punto dice qui e posa il cavalletto in quel punto. Perché si è fermato in quel punto? Perché evidentemente da quel punto di vista la realtà che ha davanti gli dava il maggior numero di emozioni, perché anche le emozioni fanno parte delle informazioni che si danno agli spettatori. Tutto qua. Vai Anton Giulio. Dunque, io volevo che, per me è sempre un piacere riascoltarla questa cosa, però te la chiedo direttamente perché è basilare, insomma, è anche complementare a quello che hai detto. Insomma, la fondamentale differenza che hai anche ereditato tra trasmissione e comunicazione, perché non si può vedere un film tuo... È un altro maestro. Esatto, no, un altro fondamentale, proprio un altro grande intellettuale italiano, e i tuoi film danno sempre questa sensazione che già hai condiviso con noi, che sono contemporaneamente delle opere d'arte, però anche delle lezioni su come si fa un'opera d'arte.
Quindi volevo partire da questa distinzione e poi andiamo avanti. Allora, io sono sempre stato, non avendo fatto grandi studi di tipo universitario, di tipo, io sono sempre stato uno che ha cercato la roba dove la trovava. E comunque ho sempre cercato, nella mia gioventù, dei maestri. E Rossellini è stato il primo. Strubbe non è stato un maestro, è stato per 4 anni assistente, aiuto regista di Jean-Marie Strubbe, ma non posso dirvi che non è stato un maestro, è stata un'esperienza su quasi più di produzione che di regia. Mentre una grande lezione di regia mi è venuta da uno che proprio della regia non sapeva assolutamente niente, che si chiamava Danilo Dolci. Ecco, Danilo Dolci mi ha fatto riflettere sul concetto appunto di trasmissione e comunicazione. Cioè lui diceva che il cinema non era uno strumento di comunicazione, era uno strumento di trasmissione. In che senso? Nel senso che il cinema è univoco, cioè il rapporto è dallo schermo allo spettatore, non c'è scambio. Comunicare viene da comunere, cioè viene dal concetto di mettere insieme i doni. Cioè due persone comunicano, nel senso che io vi dico delle cose, voi me ne dite altre, e io uscirò sicuramente arricchito dalla chiacchierata che faremo stasera. Ecco, questo è comunicare. Noi stiamo comunicando, ma davanti a un film non c'è comunicazione, c'è trasmissione. Per cui quando io ho conosciuto Danilo e mi sono presentato come uno che faceva dei film, e lui mi ha guardato anche un po' storto, cioè lui mi ha detto subito: a me il cinema non mi interessa. Però era incuriosito da me, perché io in realtà l'avevo cercato per problemi più che altro di tipo didattico. Io vengo dalla scuola, vengo dall'insegnamento, avevo avuto dei problemi proprio con gli studenti, per cui volevo capire meglio come si insegna. E lui mi disse: non si deve insegnare, devi smettere di insegnare. Devi educare, non insegnare. E io non capivo assolutamente niente di quello che mi stava dicendo. Comunque, siccome capì che aveva davanti una persona comunque aperta e disponibile, lui volle vedere uno dei miei film. Io ero ricapitato a Palermo quasi per caso, nel senso che ero stato invitato a un festival che si teneva d'estate a Palermo, organizzato da Goffredo Foffi. E gli feci vedere un mio film. Lui lo guardò con grande attenzione e alla fine mi disse: sai che il tuo film è interessante, è trasmissivo come tutto il cinema, come il ovviamente come tutti i film, però ha una qualità il tuo modo di fare cinema, che è maieutico. Dico: cioè, che vuol dire? Vuol dire che il tuo cinema produce parto di pensiero. E questa cosa lo colpì particolarmente. Allora voglio vedere anche. Allora ho fatto 2 film, ho fatto soltanto Bacio di Giuda e Confortorio. Voglio vedere anche. Avevo fatto vedere Confortorio, voglio vedere anche Bacio di Giuda. E dopo averlo visto, disse: sì, questo mi conferma, anche questo film mi conferma appunto questa tua qualità, questa tua dote, cioè di fare un cinema maieutico, cioè un cinema che per i tempi, per la modalità, per le immagini, per il ritmo, consente agli spettatori di pensare in maniera autonoma, anche di non essere d'accordo con te magari. E questa è la bellezza del tuo cinema, questa cosa mi interessa. E io dissi: ma ci ho mai pensato a questa cosa, ecco, il cinema che faccio è questo. Poi capitò che mi cascò l'occhio sulla sua scrivania e vidi che c'era un manoscritto col pennarello sulla prima pagina, c'era scritto Francesco d'Assisi. E io dico: ma cosa stai facendo? Cioè, sto scrivendo un libro su San Francesco. Allora gli dissi: guarda che c'è Roberto Rossellini che ha fatto un film straordinario su San Francesco. E lui non ne sapeva niente. E mi disse: ma Rossellini che tipo di regista è? E gli disse: ma io penso che se te dici che il mio cinema è maieutico, sicuramente quello di Rossellini è molto più maieutico del mio, perché io quel che poco che so fare l'ho imparato da lui. E gli raccontai l'episodio
dell'inquadratura, no? Che mi aveva insegnato lo Sudini. E allora mi ricordo che andai dal mio amico Maurizio Ponzi, che allora aveva una collezione incredibile di videocassette, e gli disse: mi fai una copia del Francesco Giurai di Dio, la devo far vedere a Danilo Dolci. E lui me la fece, e io la portai a Danilo, e Danilo, quando la vide, rimase sconvolto. Disse: ma allora c'è un cinema che io devo conoscere, assolutamente. Devo conoscere, e un cinema così mi interessa perché mi serve. Mi serve per raccontare delle cose che ho dentro, che voglio raccontare. E poi mi disse: te sai cosa è successo a Portella della Ginestra? E dissi: Portella che? Portella della Ginestra. Non sai cos'è? No. Ecco, allora vieni con me. Mi caricò in macchina e si partì da Trappeto, dove lui abitava, si salì per la montagna e si arrivò a Piana degli Albanesi. Prima di arrivare al paese di Piana degli Albanesi si fermò in uno spiazzo e mi disse: questa è Portella Ginestra. Qui il 1° maggio del 1947 sono state trucidate 11 persone, furono ferite 25. Spararono da quelle montagne e fecero una strage. Era la festa del 1° maggio, c'era un comizio ovviamente di comunista, e dalle montagne spararono. Ma chi fu? La mafia? No. Si dice che fu il bandito Giuliano. Però, siccome io da molti anni sto indagando su questa storia e ho raccolto tante testimonianze, mi piacerebbe parlartene. E allora mi riportò a Trappeto e mi portò nel suo ufficio, aprì uno scaffale e tirò fuori una cartella e mi disse: guarda un po', dai un'occhiata a queste cose. Io vidi che erano dei fogli, tra l'altro dei fogli strani, che erano il retro di locandine, erano fogli raccattati anche un po' sporchi, dove si vedeva con lui che aveva scritto delle cose. Ma dico: ma che è sta roba? Io non ci capisco niente. E allora mi raccontò questo episodio, mi disse che lui nel 1956 aveva organizzato uno sciopero alla rovescia e arrivava un carabinieri, uno sciopero alla rovescia di 150 braccianti disoccupati e affamati, e l'ha messa a lavorare a riparare una strada, una trazzera, una strada di campagna. Arrivarono la polizia e i carabinieri e considerarono quella cosa una adunata sediziosa, senza permesso, e sciolsero la manifestazione e arrestarono Danilo. Danilo si è fatto 3 mesi di carcere a Lucciardone. Poi c'è stato un processo, tra l'altro è stato difeso poi da Calamandrei, padre della nostra Costituzione. Insomma, in quei 3 mesi però lui, da buon sociologo, ha intervistato i banditi della banda Giuliano. Per cui mi disse: vabbè, questa cartella la rimettiamo nell'armadio, adesso tu ti metti a studiare seriamente la storia della Sicilia, dal dopoguerra ai giorni nostri, se vuoi. E mi passava dei libri, mi dava dei libri da leggere, da studiare, e poi mi interrogava. Per cui ho passato almeno un paio di mesi, 2 o 3 mesi, a leggere e a studiare questi libri che lui mi dava. E ho fatto una scoperta che io, nella mia ignoranza, non sapevo assolutamente, dei rapporti tra mafia e politica, delle lotte sindacali, delle morti ammazzati del dopoguerra, che organizzavano l'occupazione delle terre. Cioè un mondo, cioè, mi si apriva davanti agli occhi una storia d'Italia che io non conoscevo assolutamente. E siccome piano piano Danilo mi passava queste cose e mi interrogava, quando si è accorto che avevo cominciato ad avere un quadro abbastanza chiaro di quella che era la situazione politica siciliana in quegli anni, mi ha raccontato la storia del processo di Viterbo, del fatto che furono di Pisciotta, di Giuliano e di vari personaggi, eccetera. Guarda, dice, io ho su questa storia della strage di Portella della Ginestra ho raccolto queste testimonianze. Queste sono testimonianze di banditi che erano a Lucciardone quando sono stato io. Io l'ho intervistati tutti, eccole qua. Queste sono le interviste ai banditi.
stai attento, prendile come beneficio di inventario, perché sono testimonianze di banditi. Però, siccome tu per fare questo film farai le tue ricerche, andrai negli archivi, troverai tutta la documentazione, sono sicuro che ti muoverai in quella direzione, queste testimonianze, leggile, studiale, ricopiale, magari prendete degli appunti, perché ti potranno servire. E io me le sono messe in tasca e ho cominciato da quel momento la mia ricerca storica. Poi purtroppo, dopo un anno e mezzo che frequentavo e che vivevo praticamente a stretto contatto con Danilo, tra l'altro Danilo in quel periodo era molto solo, era stato abbandonato un po' da tutti, per cui insomma era una situazione abbastanza triste. Alla fine si è ammalato, era molto grave. Alla fine, quando stava, ormai si era capito che era agli sgoccioli, mi ha chiamato e mi ha detto: mi raccomando, devi fare un film semplice, che tutti capiscano. Perché questa storia d'Italia, col sangue delle vittime di questa strage, è stata scritta la storia della Prima Repubblica. E qui ho saltato un passaggio importantissimo. Quando eravamo insieme a Portella della Ginestra, nel pianoro di Portella, lui da quel punto, è a 1000 metri, Portella della Ginestra, dal livello del mare, mi indicava verso nord, e mi dice: vedi laggiù in lontananza all'orizzonte, si vede una striscia grigia, ma stai attento, quella là è l'autostrada Trapani-Palermo. Col sangue delle vittime di questa strage è nata la Prima Repubblica. Col sangue della strage di laggiù, vedi laggiù c'è Capaci, col sangue delle vittime di quella strage è nata la Seconda Repubblica. Io allora non capivo assolutamente niente, che era l'inizio di questo discorso. Però quelle parole a me mi hanno sconvolto. Per cui quando siamo tornati poi a casa sua e ho cominciato a studiare, c'erano quelle parole che mi continuavano a girare l'orecchio, cioè, ma questo mi dice delle cose che mi fanno la campana alla pelle, io devo capire. Ecco, questa spinta a voler capire è la spinta che mi ha portato a fare per 6 anni le ricerche che ho fatto, a raccogliere oltre 20.000 documenti, a ritrovare tutti gli atti del processo di Viterbo, a mandare un mio collaboratore a Washington, perché avevamo scoperto che l'amministrazione Clinton aveva desegretato tutte le attività del OSS, poi CIA, avute in Italia dallo sbarco alleato fino agli anni 50, per cui sicuramente c'era qualche cosa che riguardava la nostra storia. Infatti questo qua è tornato con 2 valigie di documenti interessantissimi che ci hanno aperto un mondo. Tra l'altro, tra questi documenti c'erano i rapporti di Andreotti alla CIA sull'attività di De Gasperi, sui rapporti di De Gasperi. Ma questo è un altro elemento. E comunque si, in quei documenti si parlava del fatto che l'OSS, che la CIA prima di chiamarsi CIA, utilizzava in Italia per, in funzione anticomunista, gli ex uomini della decima massa di Giulio Valerio Borghese. Queste cose erano documentate dalle carte di Washington. Ecco, una un po' la storia. No, voglio approfittare del fatto che mi impressiona quello che ti disse Danilo Dolci mentre ti apprestavi appunto a fare segreti di Stato. Ti disse: fa un film semplice. Insomma, riguardando in questi giorni il film che è stato a disposizione del pubblico, eccetera, ecco, l'idea che ci si fa ancora adesso di un film che non invecchia mai, lo dicevamo prima, è di una totale eloquenza, ecco, se mi consenti il termine. Cioè, il film parla attraverso i silenzi, attraverso le ellissi, attraverso i chiaroscuri. È un film poco parlato, poco spiegato, eppure l'impressione che si ha è che dica tutto e dica tanto. E mi sembra che però questa sia una marca del tuo cinema. Io voglio raccontarti questo aneddoto. Ero studente universitario all'inizio degli anni 90 e fuori orario mandò
confortorio. Io avevo l'abitudine, perché riuscivo a concentrarmi di più nel silenzio, avevo l'abitudine di studiare per gli esami universitari, di studiare di notte. E per non sentirmi troppo solo, accendevo la televisione e guardavo tutta la notte fuori orario mentre studiavo. E un giorno mi sono imbattuto appunto in confortorio. È stata un'esperienza meravigliosa perché io mentre studiavo, stavo studiando letteratura italiana, ricordo, era il secondo esame di letteratura italiana, e guardavo allo stesso tempo il film, che poi però ho rivisto con maggiore concentrazione. Ma quello che era strano e bellissimo al tempo stesso, era che io riuscivo a comunicare con quel silenzio, cioè con quella eloquenza silenziosa o quel silenzio eloquente in qualche modo. E quindi volevo chiederti appunto questo, su come lavori sull'audio, che mi sembra davvero squillante, se mi concedi l'ossimoro. Allora, il silenzio produce pensiero. Parti da questo presupposto. Non a caso in televisione è proibito mostrare qualcosa in silenzio, qualcosa di. I film muti, per esempio, c'era sempre la musichetta sotto, insomma, no? Ti voglio raccontare un'altra cosa. Dovevi sapere che l'ultimo film che sono riuscito a fare, che è Puccini e la fanciulla, quando ho presentato la sceneggiatura al Ministero per un finanziamento, mi è stato bocciato. Con la motivazione l'allora direttore generale del ministero, che era Blandini, dichiarò che un film senza parole, senza dialoghi, non è un film. La cosa mi fece andare fuori di testa e io scrissi una lettera all'allora ministro della cultura, che era, boh, mi ricordo, insomma, che fu pubblicata sul Corriere della Sera. E dissi, caro ministro, dovrebbe informare il suo direttore generale che il cinema nasce muto e forse i più bei film della storia del cinema sono proprio del cinema muto. Per cui lo informi, perché è vergognoso che il direttore generale dello spettacolo non sappia che il cinema nasce muto. Lì successe un casino, ci fu una riunione a Roma. Di tutti i registi italiani che si sollevarono a difendere il mio diritto di fare quel film. E il ministro fu costretto a cacciare i soldi fuori sacco, fuori dal finanziamento ufficiale e a pagarmi il film. Anche perché poi il film era coprodotto dalla Regione Toscana, per cui, ed era il 150esimo anniversario della nascita di Giacomo Puccini, per cui tutto il mondo festeggiava Puccini. La Toscana se l'era scordato e per questo ha prodotto il mio film, ecco, tanto per farvi capire un po' come vanno le cose. Io insegno all'università ai miei studenti a fare dei film muti. E fanno dei documentari bellissimi dove c'è solo il sonoro della presa diretta. Ma non ci sono parole, non ci sono commenti. Cioè, io la mia idea è che il cinema è un linguaggio universale. E come tale deve essere capito dall'esquimese, come dall'africano, come dall'italiano, come dal cinese, come, nello stesso modo. Infatti, Puccini e la fanciulla è stato proiettato in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti, in Russia, in Georgia. Dappertutto, in Francia, è stato l'unico film italiano invitato al Festival di Parigi, per esempio. Dappertutto è stato distribuito senza bisogno di doppiaggio, senza bisogno di sottotitoli, senza bisogno di niente, perché è un film senza dialoghi, per cui. E il cinema è cinema, è un linguaggio, e pertanto non ha bisogno di parole. Sì, o se ne ha bisogno, qua ci sono, è chiaro. Che è un discorso portato alle estreme conseguenze. Le parole servono quando servono, quando non servono sono inutili. Costanza Alviano era un testo di parole perché erano gli atti di un processo per cui quelle parole riportate da quegli atti erano estremamente importanti, interessanti, devono essere rese cinema. E per renderle cinema io ho rinunciato al colore, per esempio.
su Costanza Alebbiano, io quando ho visto che i colori di quell'autunno dove ho girato il film erano talmente belli, talmente straordinari, questi ambienti medievali esplodevano di colore, c'erano degli affreschi bellissimi, e io ho detto no, se fai un film bianco e nero, perché questo colore rischia di distrarre dalla forza affabulatoria delle parole. E ho fatto un film sulla parola, ma ho dovuto prendere un'attrice straordinaria come Lucia Poli per far sì che quelle parole diventassero cinema. Per cui questo non significa che si deve fare i film muti, i film devono raccontare le cose attraverso attraverso il loro linguaggio. I film devono esprimersi attraverso il linguaggio del cinema, che è un linguaggio, che è una scrittura. Allora, se la scrittura è corretta, il cinema non ha bisogno di parole, si esprime da solo. Questa è la mia idea. Anton Giulio. Sì, ecco, Paolo, il tuo insegnamento, e probabilmente tu sei l'unico regista italiano che non respinge proprio la parola insegnamento, perché ti consideri effettivamente un docente, uno storiografo, ecco. La rifiuto la parola insegnamento. Io ho smesso, dopo Danilo Dolci, io ho smesso di fare l'insegnante. Sì, non nel senso di qui sopra. Un'altra cosa. L'educatore parte da un presupposto, e cioè l'educatore in campo artistico, per esempio, che è il mio campo, o cinematografico, io parto dal presupposto, e questo me l'ha insegnato Danilo Dolci, che tutti nasciamo creativi, tutti nasciamo artisti, tutti. Poi ci pensa la società, la famiglia, la scuola, le convenzioni sociali, cioè a distruggere questa creatività. Voi date in mano a un bambino di 4 anni dei colori, dei pennelli, o senza dei pennelli, anche senza niente, con le dita, e fa delle cose straordinarie. Poi gli insegnano a fare le casine col tettino rosso, l'alberini con le foglie verdi, e lo distruggono. Però quella sensibilità non muore nelle persone, è schiacciata, è dentro, in fondo. Allora, se tu trovi dei marchingegni per risvegliare quella sensibilità, le cose le vedi fiorire. Vedi questi ragazzi che all'inizio sono serissimi e poi cominciano a ridere. Quando cominciano a sentire che la loro creatività viene fuori, si esprime e in maniera straordinariamente efficace, i loro occhi fioriscono, diventano grandi così. Lo sguardo cresce, e la voglia di osare nella creatività cresce. Questo è... Quali sono questi marchingegni, Paolo? Questi strumenti? Iscrivetevi alla mia corsa. No, aspetta, però... C'è un collega del Ministero di Genova, ha scritto un libro... che ha scritto un capitolo di un libro universitario sulla didattica, e c'è un capitolo che riguarda la didattica di Paolo Benvenuti, la maieutica di Paolo Benvenuti. Allora, io sono inciampato sulla buccia di banana proprio sulla prima parola, quando si dice... Allora, io ho usato nella maniera più comune del termine, dopo che tu avevi fatto la distinzione... all'inizio tra insegnare, vabbè, ormai è andata, tanto è tutto registrato, quindi vabbè. No, ecco, intendevo assolutamente dire questa cosa della didattica, perché tu sei, ce lo dicevi anche ieri durante le prove tecniche, sei proprio un ricercatore storico, uno storiografo, e questa cosa, che proprio vedendo i tuoi film si impara, emerge anche non soltanto i Segreti di Stato, però farò l'esempio di Segreti di Stato, che poi è quello che hanno avuto tutti sotto mano questa fase, dove tu lealmente con gli spettatori non fai flashback. Chiunque si aspetterebbe un flashback con una vicenda retroattiva, si aspetta come... Sono bellissimi, sono dei disegni straordinari. Usi tutta una serie di oggetti vicari
perché è la maniera corretta di trasmettere questo. Vabbè, no, aspetta, adesso comunicare. Faccio tutto da capo. Comunicare. Cioè sono termini di uso comune, però dovrei gestirli un po' meglio. E usi tutta una serie di oggetti proprio perché non vuoi mentire allo spettatore creando delle false immagini. Ecco, non è così. Dai, fammi arrivare alla fine della frase. Non è la frase, non dico che non è così. Dai. Va bene, insomma, ecco, nel senso che non abbiamo alcuna diciamo manipolazione. E questa è una cosa storiograficamente rilevante, nessuna manipolazione affidata ad altre immagini che non siano oggetti che rimandano ad un'idea. Proprio per questo lo spettatore non è vincolato, non è forzato da quello che tu stai rievocando, perché non lo stai rievocando con altre immagini, ma con delle, come dire, con indicatori che possono essere le carte, possono essere degli oggetti comuni, un accendino. Ecco, io a questa cosa mi riferivo. Poi chiaramente questa cosa intendo dire, ecco. Ho capito. Il problema è che se io gioco con degli oggetti e dico, vedi, questo è un monte, qui c'era Giuliano, qui c'era Pisciotta, qui c'era Pinco, qui c'era Pallina, eccetera, costringo lo spettatore a immaginare. A immaginare. E questa è la cosa straordinaria del cinema. La capacità che ha il cinema di fare immaginare. Perché se lo spettatore immagina, usa la propria testa, usa la propria sensibilità, usa la propria fantasia. Ed è questo che è maieutico. Cioè stimolare il pensiero, stimolare l'immaginazione. Liberare, cioè, la gente dai luoghi comuni, dalle frasi fatte, dalle verità ufficiali. La gente deve trovare da sé le proprie verità. E allora un cinema che ti dà semplicemente degli stimoli di pensiero, sul quale puoi anche dire no, ma io non sono mica d'accordo, no, a me me l'hanno raccontato in un altro modo. Ecco, però qualcosa rimane nell'immaginario. Ecco, stimolare l'immaginazione, il potere all'immaginazione. Io sono rimasto là, purtroppo. Sono rimasto al 68, a quando si diceva l'immaginazione al potere, il potere all'immaginazione. Sono rimasto lì. Ti volevo anche, se posso, tu hai proprio con il tuo primo film, che è Il bacio di Giuda, tra l'altro ti sei trovato alla Mostra del Cinema di Venezia con un altro autore che arrivava invece con, come dire, con i carri armati, e avevate fatto lo stesso film con budget sicuramente molto diversi, lo stesso film, lo stesso soggetto, lo so, e fu curioso, cioè io lo dico da grande ammiratore di Scorsese, che quell'anno alla Mostra di Venezia scoprì Il bacio di Giuda. La vera sorpresa fu Il bacio di Giuda, che tra l'altro mi ha fatto molto apprezzare un film molto poco apprezzato di Alfred Hitchcock, che è Topaz, perché tu pittoricamente citi quel film e non altri classici. Tutti citano La finestra sul cortile, tu avevi citato il film più sfortunato, ma in realtà da quel momento, come dire, ha subito un'impennata nel mio immaginario, facendolo proprio, facendo vedere agli spettatori qualcosa che non si era visto in Italia. Ecco. Ho citato Hitchcock con la scena della Maddalena, perché quella famosa scena del film Topaz mi aveva talmente colpito, questa idea di questo fiore che si apre, no? Mentre muore si apre un fiore. Ecco, questa cosa mi aveva colpito profondamente, e allora ho cercato di riprodurlo tutto lì. Con Corsese è stato divertente, perché poi siamo andati a cena insieme, e lui voleva sapere quanto era costato il mio film, e io gli dissi: ah, il mio film è un film a basso costo. Dico, anche il mio è un film a basso costo, è costato solo 8 milioni di dollari. Ah, dico, il mio è costato molto di più, è costato 160 milioni di lire. Poi si fece spiegare dal suo segretario italiano,
quanto faceva in dollari, mi guardò con gli occhi sbarrati, dice: solo in Italia si possono fare questi miracoli. Questo è. Senti Paolo, arrivano delle domande da parte del... Dimmi un po' di cose del pubblico, dai. Allora, c'è Domenico Sarracino che sintetizzo un po', che ti chiede se credi di aver raggiunto appunto quella semplicità che ti aveva chiesto Danilo Dolci in Segreti di Stato. Sì, credo di sì perché è sicuramente dal punto di vista narrativo il mio film è più semplice. Lo dico perché l'ho proiettato nelle scuole medie, ai ragazzi di scuola media, cioè ragazzi di 13-14 anni. E è stato seguito con grandissima attenzione, con grandissima partecipazione, con poi mi hanno fatto un sacco di domande. Ecco. Cioè l'ho fatta questa verifica. Se li presento Confortorio, questi si scappano dopo 5 minuti. Cioè, o Costanza Libiano, cioè non, sono film molto più complessi, o Tiburzi addirittura. Uno dei miei film più difficili. Pensate che il povero padre gesuita che mi ha seguito per tanti anni, il padre Virgilio Fantuzzi, che è stato il mio grande biografo, cioè, l'ha dovuto vedere 10 volte Tiburzi per poter scrivere un saggio sulla civiltà cattolica, perché non lo capiva, continuava a dirmi: non lo capisco il tuo film, tutte le volte ritorno indietro, ecco, per dirvi. Invece il Segreti di Stato l'ha capito al volo. Con Fantuzzi ci siamo incontrati sul Bacio di Giuda, perché il teologo che mi seguiva, è un amico prete teologo pisano, che mi ha seguito durante la scrittura della sceneggiatura del Bacio di Giuda, a un certo punto mi ha detto: guarda, io fin qui ti posso dare una mano, però oltre, secondo me, dovresti trovare qualcuno che di cinema ne sa molto più di me. Ci sarebbe a Roma un gesuita che scrive delle cose straordinarie sulla città rivista dei gesuiti, la civiltà cattolica, dovresti incontrarlo, fargli leggere la tua sceneggiatura. E partì per Roma, allora, con la sceneggiatura sotto il braccio, e la portai a questo gesuita, no? Qua mi disse: vabbè, me la lasciano, ci si vede fra una settimana. Che io ripartì, tornai a Pisa. Dopo una settimana ho preso il treno. Quando arrivai davanti al gesuita, il gesuita me la tirò addosso: non si scherza con le eresie. E mi chiuse la porta in faccia. Questo è stato il mio incontro con padre Virgilio Fantuzzi. Dopo un anno e mezzo circa, avevo fatto il film. Cioè, fatto il film, circa un anno e mezzo dopo quell'episodio con Fantuzzi, alla casa di sviluppo e stampa dove stampavo la copia del film, il pomeriggio avrei avuto la visione della copia stampata. E mi tornò in mente padre Fantuzzi. Telefonai a padre Fantuzzi, gli disse: si ricorda di me, sono quell'eretico che gli fece leggere quella sceneggiatura. Se le interessa, il mio film sta uscendo alla Fotocinema, guardi, oggi pomeriggio alle 3. E questo si presentò alle 3, si mise in prima fila, serissimo, a guardare il film. Alla fine del terzo rullo, erano 4 rulli, alla fine del terzo rullo, al cambio rullo, si gira e fa: questo non è il film che io ho letto, di cui ho letto la sceneggiatura. No, guardi, se vuole ce l'ho qui la sceneggiatura. Faccio rivedere che parola per parola è esattamente quello che ha detto. E lui mi guardò e mi disse: un momento, quella era una parola, questo è il cinema. Da quel momento non mi ha più lasciato. E ha seguito tutto, ha scritto un libro sul mio cinema. E poi ha scritto, non so, 4 saggi sull'ultimo mio film, su Cucina la Fanciulla, prima di andarsene. E prima di andarsene mi ha chiesto di scrivere insieme a lui una sceneggiatura su Sant'Ignazio di Loyola. Ho passato un anno con lui a scrivere questa sceneggiatura, e lui è morto appena abbiamo finito di scriverla, e dopo che l'aveva fatta leggere ai suoi superiori e aveva avuto una ottima accoglienza, credo che l'abbia letta anche il Papa, la sceneggiatura. Però
film, ovviamente. Nessuno è interessato a fare un film su Sant'Ignazio di Loyola. Comunque la sceneggiatura è molto bella. Virgilio Fantuzzi è scomparso a settembre, ormai di 2 anni fa, insomma, però del 2019, prima che arrivasse questa. Sì. Eh sì. Allora io volevo poi proseguire, però dai chiaramente Luigi la precedenza al pubblico, io la metto in stand by questa domanda, volevo che continuassi. La domanda, la famosa domanda che mi aspetto. Ti confesso che non l'avevo messo in predicata, perché in maniera, vabbè, con te si è chiacchierato una vita, c'ho una dedica su un tuo libro alla sera, alla giornata trascorsa discutendo di Francesco Rosi, pro e contro, no? Era questa la cosa che ti aspettavi come domanda. Io invece ti volevo, questa considerala sempre in stand by, ugualmente in stand by, volevo chiederti io nel frattempo faccio una cernita delle varie domande che arrivano. Bravo. E comunque completando la precedente, volevo che poi anche ci spiegassi i riferimenti a Orson Welles e Alfred Hitchcock, appunto quello era il collegamento anche in Segreti di Stato, però giustamente tu mi ricordi, come dire, io ho trascorso una giornata, la mattina sono andato a trovare Francesco Rosi e la sera Paolo Benvenuti, cercando di dire a Rosi quanto era bravo Benvenuti, a Benvenuti quanto era bravo Rosi, quanto aveva ragione Rosi. Quindi credo che neanche Woody Allen, che si traveste, non ricordo una gag di Woody Allen, che insomma lo voglio nominare tutti e due in buona sostanza. In realtà avevo a che fare con due persone notevoli, però le ho incontrate separatamente. Ecco, io volevo che tu anche descrivessi, perché a proposito di Segreti di Stato, il rapporto con uno dei classici del cinema italiano, che è Salvatore Giuliano. Non era una domanda che avevo in conto, perché un po' ne abbiamo parlato negli ultimi 20 anni, però effettivamente hai ragione, quindi te la faccio volentieri, io a beneficio di tutti i nostri ascoltatori, giusto? Io a Rosi se l'avessi potuto incontrare, gli avrei detto: caro Rosi, perché nel tuo film Salvatore Giuliano hai messo una scena falsa? E mi riferisco esattamente a una scena che fu contestata anche a Montelepre, quando lui proiettò il film in anteprima a Montelepre. E cioè il fatto che il suo film mostra Giuliano che dall'alto della montagna spara su donne e bambini del suo stesso paese. Questa scena, che è all'inizio del film, non è mai avvenuta. È una invenzione drammaturgica funzionale a un altro obiettivo, cioè quello di far credere agli italiani che Salvatore Giuliano era un bandito efferato, violento, talmente criminale che sparava addosso alle donne e bambini del suo stesso paese. Perché? Perché siccome nella scena di Potere e Genestra non fa vedere chi spara sulla folla, ma fa vedere la folla che viene ferita, colpita, uccisa, eccetera, è automatico il rapporto nella mente degli spettatori. Uno che spara sulla stessa gente del suo paese, è chiaro che poi ha sparato anche a Porta della Ginestra. Questo è un meccanismo narrativo, probabilmente inventato nemmeno da lui, ma da Suzu Cecchi D'Amico, per creare un certo pathos. Ecco, questa cosa a me mi ha rotto i coglioni in una maniera incredibile. Lo trovo scandaloso, anche perché questa cosa è servita, sì, assolutamente, a stabilire che la responsabilità di portare la Ginestra è solo ed esclusivamente Salvatore Giuliano e dei suoi 30 banditi che si era portato dietro. Cosa non vera, tra l'altro, perché tutti i testimoni oculari, compreso addirittura un ufficiale dell'esercito, stabiliscono che Giuliano era lì a Portella con 12 banditi. Mentre lui fa vedere che Salvatore Giuliano si porta dietro 30 banditi, altro falso documentato. Per cui è chiaro che se uno fa un film del genere,
stabilendo una verità assodata, che è quella che ha fatto storia, e cioè che sul potere della Ginestra il discorso era chiaro. Ma quel discorso chiaro, e cioè che la strage di potere della Ginestra non era nemmeno una strage di politica, era una strage di banditi, cosa stabilita dall'allora ministro dell'interno Mario Scelba, Rosi non fa altro che mettere in scena la tesi di Mario Scelba. Ma la domanda è: perché un uomo che si è sempre dichiarato di sinistra mette in scena la verità stabilita da Mario Scelba? Questa è la domanda che avrei voluto fare. Pensate che quando io ho proiettato... Allora, vi apro una parentesi. È interessante. Hai ragione, va bene. Quando io ho proiettato il mio film Segreti di Stato al carcere Don Bosco di Pisa, perché lo volevo far vedere soprattutto al mio amico Adriano Sofri, che era in galera in quel momento, lo stesso giorno, all'Arsenale di Pisa, cineclub che ho fondato io, e che però non avevo più rapporti perché avevo litigato con tutti quegli altri, per cui non c'avevo più niente a che fare con l'Arsenale, c'era Francesco Rosi che proiettava Salvatore Giuliano. L'operatore che è venuto a proiettare il mio film dentro il carcere Don Bosco era lo stesso che la sera avrebbe proiettato il film Francesco Rosi. E allora gli ho detto all'operatore: guarda, io sono anni che non entro all'Arsenale, stasera però ci sono, sarò presente, perché ho intenzione di parlare con Rosi, di fare alcune domande a Rosi. Bene, Rosi, appena ha saputo questa cosa, ha preso il treno e se n'è andato. Non ha presentato il film è stato proiettato senza la presenza di Rosi e non ha fatto il dibattito con il pubblico. Allora, io tutte le volte che qualche giornalista mi ha chiesto: ma facciamo un incontro? E io dico: ma subito, fatemi incontrare Rosi. Io non chiedo altro. Perché non sembra che io sia uno che voglia scalzare il grande maestro perché, per farmi, come è stato detto tra l'altro, per farmi bello, per farmi pubblicità. Cioè, no, io voglio semplicemente chiedergli alcune cose. E Rosi però non ha mai accettato questo incontro. Questo mi dispiace. Paolo, a proposito di... Vabbè, vi apro una parentesi, perché qui allora non vi vogliamo annoiare, naturalmente ne stiamo discutendo da 20 anni. Io vi assicuro che la domanda che ha appena impostato Paolo su quella scena dei colpi sparati, che in realtà non sono sulla folla ma per evidenziare la bandiera, la domanda la feci direttamente. Come la folla scappa urlando, ma stiamo scherzando? L'abbiamo già fatto, ne parliamo da 20 anni, non sono riuscito a convincerti e ho scritto un libro di 300 pagine perché è come dire, è giusto, siete due artisti e io assolutamente rispetto la posizione tua, perché come dire, è la posizione di un'opera d'arte, cioè dell'autore di un'opera d'arte. Scusami, si sente il rumore della mitragliatrice in quella scena? Assolutamente, ma io ho fatto la domanda come l'hai fatta tu e ho avuto la risposta netta. Beh, però non ve la voglio, non voglio... Cosa allora, dici? Perché non lo so. Ero, sì, te l'ho detto tante volte. Comunque, allora lui dice: loro sparano, allora i colpi vengono sparati non sulla folla, la folla si spaventa perché i banditi, parole di Francesco Rosi, ero alla fermata della metropolitana quando l'ho chiamato, lui stava partendo per Padova, e lui dice: sparano per far vedere che stanno ancora lì sul monte, che nessuno li ha sconfitti. Questa è oggettivamente la risposta, te lo dico ogni volta che celiamo, ma tu la dici pubblicamente. Però io, come dire, trovo straordinario, e tra l'altro io credo di poter leggere nell'ultimo film, nel film che ha fatto Carolina Rossi, che si chiama Citizen Rossi, se cioè proprio nel commento c'è una riconciliazione delle posizioni, c'è un'estensione del discorso di Salvatore Giuliano che va nella direzione di Segreti di Stato. Questa è una mia lettura, però voglio dire,
Questa cosa ho cercato di approfondirla, anzi scrivendo quel libro sono finito in cattedra, cioè io per questo dico, studiando il rapporto tra voi due, come dire, ho alla fine contratto un debito a monte molto, molto, molto consistente, quindi io... e poi tanto tu quando ne discutemmo a casa tua e poi mi hai messo la dedica sul libro Segreti di Stato, pro e contro Rosi, quindi non ci sono riuscito in una notte, non credo che a Registi Fuori dagli Schermi riuscirò a spuntarla di un millimetro, però va bene così. Volevo però che non... Insomma, che tenessimo comunque da parte anche il discorso su Wells e Hitchcock, però prima i ragazzi, dai, i ragazzi o i nostri... Diciamo, ho un po' di, di domande, rilievi, Paolo, te li faccio velocemente. Insomma, allora, ci sono tanti complimenti che ti fanno, poi c'è Roberto di Ruzza che ti dice, grazie per la proiezione di Segreti di Stato, che è un'opera fondamentale, e per questa intervista. E poi c'è Anna Garzia che ti chiede: qual è stato il tuo film più complicato da realizzare? Qual è stato il? Il tuo film più complicato da realizzare? Forse Tiburzi. Forse Tiburzi, perché volevo, in quel film volevo trasformare un paesaggio in personaggio. E non è semplice trasformare un paesaggio in un personaggio. È un film che ho avuto anche problemi con la produzione, insomma ci sono state un po' di storie. Non era un film di cui io controllavo fino in fondo la produzione, per cui ho avuto dei problemi. Ma devo dire che però al di là di tutto posso garantire che fare un film è una stupidaggine. Non è difficile fare un film. La cosa più difficile, anzi l'unica vera cosa difficile, è trovare i soldi per farlo. Fare un film è un lavoro manuale, è un lavoro di... Si scrive, è come uno che costruisce una palazzina, cioè si fa il progetto, si cerca di calcolare più o meno i pesi dei volumi, e poi si fa, si pigliano le pietre, i mattoni, una calcina, si fa. Quando uno ha le idee chiare, cioè io dico sempre, il film è finito. Io per esempio ho nella testa un film su Caravaggio, ormai diventerà la novella dello stento, e il film io l'ho già fatto, io ce l'ho tutto dentro la testa, ve lo posso mostrare in qualche modo. Addirittura dopo aver scritto la sceneggiatura, ho fatto la sceneggiatura per immagini, cioè ho fatto anche le immagini di tutte le sequenze, che sono prese da quadri, prese da immagini, da disegni miei. Per cui prima io ce l'ho talmente... Come dice Hitchcock, mi parlavate prima di Hitchcock. Hitchcock cosa diceva? Il film è finito, lo devo solo girare. Ecco, i miei film sono tutti così, sono finiti. E alcuni li ho girati, alcuni invece non me l'hanno fatto girare perché non mi hanno dato i mezzi per farlo. Tutto lì. Sì, a proposito allora, Hitchcock, Segreti di Stato, volevate sapere che rapporto fra Hitchcock e poi chi era l'altro? Orson Welles. No, è Orson Welles semplicemente perché l'attore che ho scelto per fargli fare l'onorevole, quello che arriva all'inizio. Ah, ecco, una premessa. Tutti i personaggi del film sono personaggi storicamente reali, con un nome e un cognome. L'avvocato di Sciotta, il professore alla fine, tutti, meno uno, che è il perito. Il perito è una mia invenzione drammaturgica, non esiste nella realtà il perito che aiuta l'avvocato. Ci voleva un interlocutore col quale l'avvocato potesse interagire e esprimere alcune cose. È venuta fuori la figura del perito. Ma l'onorevole, anche l'onorevole, è vero, c'ha un nome e un cognome, è uno che è arrivato lì per far fuori Pisciotta, cioè, ed esiste la documentazione di tutto questo, il primo tentativo di omicidio di Pisciotta. A proposito, l'attore,
L'ho scelto perché cazzo, somigliava a Orson Welles, ecco come. Allora, ecco, siccome somigliava a Orson Welles, mi è venuta voglia di fare un piano sequenza da Orson Welles, e l'inizio del film è un omaggio a questo movimento di macchina invisibile che però dal punto di vista strutturale è una complicazione incredibile. E questo è l'omaggio. Hitchcock è il finale di Segreti di Stato, è un finale hitchcockiano. Se ci pensate bene, cosa fa vedere Hitchcock spesso nei suoi film? Fa vedere qualche cosa che il protagonista non sa, ma lo spettatore sa, perché lo spettatore dice: Dio, hai visto? Ora succede qualcosa che lui non se ne è mica accorto che gli hanno cambiato la medicina. Allora chissà cosa succede. Ecco, questa la tensione costruita nei film di Hitchcock è questa. E poi il gioco degli specchi, Hitchcock spesso gioca con gli specchi, per cui insomma... Eccoli. E poi c'è anche un piccolissimo omaggio a un altro grande maestro della storia del cinema che io amo moltissimo, che è John Ford. Le scene esterne, i paesaggi esterni, queste montagne, queste visioni totali con le nuvole, insomma, ricordano un po' certi esterni di John Ford. E poi per il resto l'impostazione narrativa è rossellinana. Senti Paolo, siamo giunti alla fine, quasi alla fine. Ci sono molte domande, mi scuso come sempre con chi non riuscirò. Fammele queste domande, sarò veloce, dai. Ok, allora cominciamo da... Il problema è che sono domande lunghe, per esempio c'è questa qui che non è una domanda, però te la faccio. Nicola Nannavecchia dice questo, te la leggo tutta la domanda, così non ometto nulla. Pensando alla straordinaria semplicità del linguaggio cinematografico che Benvenuti ha impiegato in Segreti di Stato, fedele al consiglio di Dolci e all'osservazione di Anton Giulio Mancino sulla costruzione piana del racconto, mi viene in mente un altro film cult del genere di ricostruzione storica che personalmente amo molto, cioè JFK di Oliver Stone, che invece impiega appunto tutte le possibili strutture di aggressione del linguaggio cinematografico dell'epoca. In qualche modo mi sembra molto più difficile raccontare così bene, con semplicità, tra virgolette, come nel bellissimo Segreti di Stato. Non è una domanda, però insomma tu puoi commentarla se ti va. No, ringrazio chi ha fatto questa domanda. È vero. Nicola Nannavecchia si chiama. La semplicità per me è è un obiettivo fondamentale. La sintesi. Pensa che la famosa frase di Rossellini, il punto di vista più giusto è quello che dà il maggior numero di informazioni, io l'ho modificata, cioè ho aggiunto una postilla. E io dico, punto di vista più giusto è quello che dà il maggior numero di informazioni con il minor numero di elementi, cioè processo di sintesi. L'arte è un grande, straordinario processo di sintesi, per cui la complicazione non mi è mai interessata in fondo, mi interessa la sintesi, mi interessa dire cose grandi con poche parole. Allora, ad altre domande hai già risposto. Ti leggo questa, allora, di Gianluca Gnano, che dice: quando inizia la scrittura di una nuova sceneggiatura, da dove inizia? Quali sono gli step mentali che segue? Ma intanto mi devo, prima di tutto, innamorare di un'idea astratta, cioè un'idea non ancora scritta. Mi innamoro di un'idea e poi comincio a buttare giù delle frasi per cercare di descrivere l'idea. Sapete quante versioni ci sono per esempio, di Segreti di Stato? Io credo che di avere addirittura 12 o 13 versioni di sceneggiatura, forse di più. Faccio un po' di pubblicità, le ho pubblicate nell'appendice del libro in oggetto. Sì, appunto, perché è un continuo rischio. Pensate che sono 25 anni che io voglio fare un film su Caravaggio e due giorni fa mi sono messo lì a scrivere, a modificare un'inquadratura. Sono circa 500 rotte inquadrature indicate nella sceneggiatura e durante la notte mi è venuto in mente che forse quell'inquadratura lì non era
esattamente quello che volevo. Allora, il giorno dopo mi sono messo nella macchina al computer e ho modificato alcune cose di un'inquadratura, per dirvi. Mi è appena arrivata. È un lavoro di rematura, è un lavoro di rifinitura continuo, capito? Perché si cerca di dire tanto con poco, e questo non per un fatto soltanto di gusto estetico, ma soprattutto per un fatto di chiarezza narrativa, ma anche di economia, in senso proprio di soldi, perché più hai le idee chiare e meno perdi tempo. E il tempo nel cinema è la cosa che costa di più. Un film che si gira in 4 settimane costa meno di un film che si gira in 8 settimane, costa la metà. Per cui più uno ha le idee chiare, più uno sa esattamente quello che vuole, dove va messa subito la macchina, presa senza tante storie, fai film a basso costo. E io ho sempre fatto film a basso costo. Ti chiedono, proprio adesso è arrivata questa domanda, riusciremo a vedere il tuo Caravaggio? La domanda. Facciamo una cosa, facciamo una colletta, se si riesce a mettere insieme un paio di milioni di euro, magari lo facciamo. Dai, perché no? Perché trovate l'escamotage economico, trovate qualche personaggio facoltoso che si innamora dell'idea, che vi posso dire? A proposito di Caravaggio, l'11 di febbraio io terrò una conferenza su Caravaggio al Mart di Rovereto, che è la galleria d'arte contemporanea da Vittorio Sgarbi, e che ha fatto una mostra dove l'opera più importante presente era un quadro del Caravaggio, che è il quadro sul quale io voglio fare il film, perché tutti fanno un film su Caravaggio, donnaiolo o pederasta, spadaccino, assassino. Io voglio fare semplicemente un film su Caravaggio che dipinge un quadro, e non me lo fanno fare, perché io di quel quadro so tutto, so come l'ha fatto, so qual era la sua tecnica, so in quanto tempo l'ha fatto. E quel quadro si intitola Il seppellimento di Santa Lucia e sta a Siracusa, e lui è lì quel quadro, e io voglio raccontare la storia di lui che arriva a Siracusa, dipinge il quadro e se ne va. Fine. Questo è il mio film. Va bene, Paolo, mi sembra una chiusura ideale, pensando alla possibilità che tu possa davvero girarlo questo film. Perché no? Fare un... Mi interessa, l'11 di febbraio, a qualcuno interessa aderire, a collegarsi, che ovviamente è una conferenza online come questa, dove io faccio un spiego come lavorava Caravaggio. Me lo fate sapere e io vi mando il link attraverso come avete fatto voi con me, insomma, come collegarvi a questa cosa. Va bene? Va benissimo, Paolo. Allora, buonasera, cena, racconto solo questa. Ero testimone con mia figlia che teneva il muso a Paolo, perché siccome Paolo aveva visto a Torre del Lago Puccini un documentario di Marco Bellocchio, era rimasto giustamente in sala a vederlo, allora cenammo più tardi e tu a cena, mentre mia figlia ti teneva il muso perché stava cenando tardi, a cena raccontasti tutto il progetto di Caravaggio a Marco, e lui commentò: qui ci vuole un mecenate, perché era talmente un'opera d'arte, oggettivamente d'arte, non mi correggere le parole, come dire. No, ecco, va bene, ti ringrazio. E per cui io credo, adesso dico anche una cosa vagamente seria, cioè il punto di un autore come Paolo Benvenuti è che veramente in Italia ci vorrebbero, oltre che i produttori, ci vorrebbero persone che guardino oltre l'esistente. Insomma, i film di Paolo li vediamo in qualsiasi decennio. C'è un bellissimo aneddoto che racconta Chris Marker su Tarkovsky, che chiese a un mago o qualcosa del genere quanti film avrebbe fatto nella vita, e lui gli dice il numero, che non è un numero elevatissimo,
e Tarkovsky ci resta male, però gli dice il mago: ma belli. Ecco, io credo che questa sia la tua condanna, di aver fatto di pensare a dei film belli, e Caravaggio ha bisogno seriamente non di un produttore corrente, ma di un produttore che guardi a un cinema che si potrà vedere tra 40-50 anni. Questo te lo dico nonostante te, come dire, mettessi il tranello ugualmente su Rosi in pubblico per l'ennesima volta, ma io, come dire, io sono, come dire, molto contento di aver scritto da qualche parte, credo di essere stato l'unico. Si ringraziano Paolo Benvenuti e Francesco Rosi, è l'unica volta che compaiono insieme. Penso, come dire, che siate due persone fondamentali, indispensabili, anche necessariamente con due film che si guardano a distanza di molti decenni. Questo lo dico non per blandire, anche perché questa radice di parola bland oggi è già tornata. Lo dico perché è vero che noi abbiamo assolutamente bisogno, anche in continuità, di due opere che hanno guardato all'evento storico, anche con limiti imposti da una determinata epoca. Questo è evidente, che la libertà che hai avuto tu, ma come Paolo Benvenuti, nel senso, pagandola anche poi personalmente da un punto di vista produttivo, è un privilegio che non tutti, come dire, sono in grado di rivendicare. Ecco, diciamo così, sei un uomo libero, sei un intellettuale e lo sai che cosa costa fare un film come Segreti di Stato. Questo te lo dicevo, come dire, insieme a tutta alla citazione da Chris Marquet. Ecco, dobbiamo ragionare perché Paolo faccia Segreti di Stato con un produttore che sia un produttore. Faccia Caravaggio. Esatto. Vabbè, questa è la gaffe, perché sono emozionato, perché io ogni volta che ci vediamo, anche se siamo a cena, questa cosa mi emoziona, perché veramente sono delle opere importantissime. Io ho due versioni in DVD di Segreti di Stato, perché è migliore, la copia migliore che esiste, ed è introvabile, quindi proprio ormai parliamo anche del DVD come l'edizione proprio quella commerciale che uscì, effettivamente un oggetto raro, ne ho due, per dirti. Va bene, questo è finito il sentimento. Ecco, io mi taccio. Ringrazio tanto Anton Giulio per la generosità, la competenza, davvero. Volevo che ci fossi tu in questa serata, e ovviamente ringrazio il maestro Paolo Benvenuti. No, Luigi, ti ringrazio io per la gentilezza di avermi voluto in questa vostra iniziativa, e sono molto felice di averti conosciuto, e adesso sarai uno dei miei nuovi amici. Mi commuove questo, Paolo, grazie mille. Io, guarda, sono sicuro che continueremo a pensare al Caravaggio, e ci sentiamo pubblicamente. Va bene. Grazie mille, Paolo. Ciao, ciao ragazzi, grazie. Ciao.